Ciao. Buongiorno. Buonasera. Inizio da Gabi, che ha finalmente acquisito la voce, un po' come la sirenetta. Come state a parlare? Ma parlo spesso durante le giornate, Anche tu sei una quindi sirenetta. è stato divertente parlare pure in Italia's Got Talent. Mara, Gabi ti ha regalato un salvadanaio in cui dovevi riempire questo salvadanaio ad ogni parolaccia. Sì. Vogliamo sapere quanto hai riempito questo salvadanaio. Beh, siamo diventati ricchi, ma speriamo in una Ma seconda non diciamo le ipotesi. cifre, Non non diciamo le diciamo, mi cifre, no, speriamo. dispiace. E speriamo di un'altra ipotesi, così almeno diventeremo ricchissimi. Esatto. Ecco E ci compreremo una barca e andremo alle fatto. Maldive. Frank, come cambia il format passando da TV8 ad una piattaforma streaming? Ma intanto cambia per velocità e ritmo, perché non avendo i limiti della televisione di flusso con le pubblicità e sei costretto ad andare a nero. Andare a nero non va bene, vabbè, andare in pubblicità. Qui non hai, diciamo, quel limite, le puntate dureranno 50 minuti e secondo me al giorno d'oggi è godere di un programma del genere vuol dire avere quel tempo lì. Più o meno, quindi cambia radicalmente nel ritmo. Elettra, cosa che ti ha colpito di più tra i concorrenti e se c'è stato qualche screzio con qualche concorrente, qualche visione opposta? Fammici pensare un attimino perché ne abbiamo visti 118, ma ti posso dire che c'è stato, mi pare fossero una coppia in bicicletta e io ho notato molti errori e ho voluto fargli presente anche se magari a casa verranno tagliati. Contro il programma, già. È partita già No, non ti mille. tagliano mai, non ti Il preoccupare. prossimo disco di No, Elettra è punk. Verranno sottolineati quegli nel errori. senso, ma io non lo so, poi magari sì o no. Magari, visto che sai, è stata un'esibizione di 3 minuti, cioè non è che il cameraman di certo ha Certo. fatto la ripresa dove la ruota quasi mi tocca il naso, ecco. Io quella, visto che mi stava per tagliare il naso, sicuramente l'ho notata di più. Quindi, e Cosa quindi lo screzio è che io l'ho voluto far notare perché voleva fare il fenomeno e in realtà e tagliarmi il naso. si sarebbe dovuto preparare di più, quello sicuramente Ecco. sì, siamo Italia's Got Talent, bisogna arrivare preparati, ecco. È Mi vero. aspetto di sicuro i migliori talenti. Mara e Frank, voi che siete veterani, c'è mai stato qualche concorrente che magari poi sui social vi ha seguito, vi ha inseguito, vi ha insultato, vi ha... Tutte persone deliziose. No, non è, Bolle. Mara non penso che abbia In accesso ai questi suoi 10 anni. DM. No, che se io ne personalmente, boh, non, no, sinceramente è lei. No, no, neanche me. sinceramente, è più lì magari sul posto, magari quando finisce la puntata e incroci lo sguardo con un concorrente a cui hai detto no, ti basta guardare purtroppo da un altro lato. Anzi, io Io non mi ho beccato uno manchissimo che mi ha scritto nervoso, tipo pensavo anche grazie, alla sei stata mia. l'unica che mi ha capito, quindi Lo evidentemente giuro. devo essere stata Era l'unica stato che gli ho l'unico sì. dato, penso di avevi dato un sì di incoraggiamento forse, quindi boh. Di incoraggiamento a fare che cosa? No, scherzo, era una battuta, volevo proseguire. No, no, a me non è mai successo nessuno che mi avesse detto, oppure non l'ho letto, non so, può essere, sai, magari di notte, no, non credo. No, non ho mai avuto questa sensazione. Aurora e Fru, qual è il talento che vorreste avere, avendo visto tanti talenti sul palco? Io ho un incredibile equilibrio, non ce l'ho, no, tipo quando devo portare... Ah, veramente? No, non sono un tipo, mi tremano le mani, questa è una cosa che No. vorrei. E questo da rapportare anche però al mio stato mentale, per niente equilibrato. Ah, wow. Però sei tutto sulle bandiere. Però sono tutto sulle bandiere, ho scritto anche un libro. Io vorrei avere Ha scritto un libro. quei talenti che hanno le Sponsorizziamo persone che questo sanno libro. maneggiare Bravi, bravi. molto bene le carte, così magari vinco qualche partita a burraco con Mara Maion. A me piacciono molto le bandiere, soprattutto sul Le libro. bandiere. Sì, sì. Lui ha Ho fatto un libro sulle fatto un libro, bandiere. poi magari ce Sei li sentiamo pericoloso tra nelle un paio di bandiere. settimane.
Lui quando va, essere va... corrente della prossima edizione. Sì, esatto. Sai che lui è un appassionato di bandiere. Quando va al bar con gli amici ormai si portano le foto, perché che bandiera è questa lì? Che sa tutto. E lui sa tutto. Sa tutte le bandiere. Ma questo. Sai che si diverte così? Siamo un po' preoccupati, però lui si diverte così. E, cioè, e ho scritto un libro a riguardo. Hai capito? Che uscirà quando esce? Quando esce? Ma io non ho ancora capito, questa è c'è una presa? No, 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 è vero. No, è vero, non lo potevo dire, ma me l'ho detto. Adesso ti tiro fuori le emoji, tu mi sei dito. Dov'è? Sì. Ma pensate che storia. Così la bandiera del Mozambico. Mm. La bandiera del Mozambico, tra l'altro, è l'unica bandiera ad avere un'arma moderna sulla bandiera. Il triangolo dal lato del pennone, infatti, ma c'è un calasso. Ma veramente? Ma che non avevi proprio un cazzo da fare? No. No. No, è la passione. Adoro. Secondo te uno che fa l'artista cosa cazzo c'è da fare? Quanto è vero, quanto è vero. Bene, questo potremmo fare anche un talk show comunque. Elena, se partecipassi ad Italia's Got Talent, oh, cosa Gesù. Che numero porteresti? Che numero avresti? Non dire... Dillo, dillo. No, devi dirlo, dire quello che vuoi dire. Che numero ci porteresti? Allora, se devo essere simpatica, quale sono? Almeno credo di essere. Ma vabbè, sicuramente tipo, non so... Twerky. No. Forse mi metterei due cose nelle tette e farei... No! Non è molto Disney, però... Però no, ti farei un dipende, pezzo... Vabbè, Elettra, se te ne metti un altro è Topolino, comunque. No, dai, ti farei un pezzo lirico per farti sentire la mia voce incredibile. Cosa sì. Osteria. Osteria. Sì. E Mara mi spaccherei tutti i bicchieri. Mara, come voteresti Elettra? Un sì o un no? 10. Beh, assolutamente sì. Se poi dopo fa l'aspetto lirico, io sono un'appassionata di lirica, sicuramente. Ti faccio anche la spaccata. Vabbè, la spaccata con la lirica non c'entra il cazzo. Non c'entra niente. È un euro, Mara. È un euro. Vabbè, capi, da ventenne, tu sei più giovane nel gruppo, credo. Sì. Quanti ne hai? 23. Lui è il primo e io l'ultimo. Okay. Si sono messi apposta così. Cioè. E che opinione avevi della televisione? La guardavi? Guardavi... Che cosa guardavi in TV, sai? Io guarda piccolo, guardavo Dragon Ball. Guardavo Dragon Ball, guardavo no, Dragon Ball. No, se non sono. L'unica cosa che guardavo non i cartoni. Da piccolo, ma da grande? Una bella bestia. Sì, da... So. Da adulto? Ah, da adulto. Da adulto. Ma, sì. Ma parli di Disney? No, 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 io non so, qua mi guardano tutti male. Cosa guardi? Mi fate rispondere come posso? Posso rispondere? Che opinione avevi? Puoi rispondere libero. Cosa guardi? Capita. Forum di forum. Dimmi, dimmi tu. Forum di forum. Io guardo Modern Family. Che burdel. Forum. Ho rincominciato, non l'avevo mai visto, grazie a un amico, me l'ha fatto iniziare a guardare. E io... Mi guardo Modern Family ogni tanto. E poi la famiglia modello. Modern Family è una serie TV vecchia, però mi piace. Okay. Ma il Modern Family... Secondo, non so perché, ma questa intervista è come se ci avessi ubriacati. Sì. Stiamo godendo, veramente è bello, bello. Oh, per chiudere. Ho chiesto cosa guardo. Per chiudere. Mi sa che è scaduto il tempo. Perché dovremmo guardare Italia's Got Talent? Questa è una bella domanda. Questa è una bella domanda. Questa è una bella domanda. Perché secondo me... No, ma scusa, ma perché non ti fai i cazzi di... Ah, giusto, giusto. No, no, allora è quello che ha detto Mara. Quello no, che no, ha detto... per tu, no, ognuno dice di casa sua, insomma. Ok. Sinteticamente... Mara, hai visto? Ora lo dobbiamo dire, ognuno è colpa tua. Mara, io sono Mara, può rispondere per te. Allora, secondo me perché intanto un gruppo così eterogeneo di persone, giurie e presentatori non si è visto in TV, è una cosa nuova ed è sicuramente da vedere. Almeno personalmente per me è stato particolarmente divertente farlo. E poi i concorrenti, devo dire... Il lavoro che fanno gli autori di tutti i migliaia di concorrenti che selezionano in giro per l'Italia, poi a noi ce ne arrivano una grossa parte, ci stanno un sacco di cose molto interessanti. E Got Talent è quello, sono i concorrenti sul palco. Quindi se vi fa curiosità vedere delle persone che fanno cose assurde, tipo uno schiaccia le noci con l'alluce, e non è la cosa più forte, attenzione, dovreste guardarlo.
E mo altre 5 risposte no, del genere. No, no, siamo tutti d'accordo. Siamo d'accordo, è divertente, è piacevole, passi una bella serata, ti diverti, ti emozioni, per cui tante situazioni così insieme non è così facile trovarle, per cui secondo me vederlo ti passa una bella serata. E poi da quest'anno puoi mettere pausa se devi andare in bagno, che mi sembra un bel vantaggio. Grande. Gabi aveva alzato la mano, volevi aggiungere? No, poco. Io devo andare in bagno. E quindi Paolo voleva così. Metterti a te in pausa, mi sa. Ok, direi così, grazie. Grazie mille. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. In realtà non devo andare in bagno. Volevo dirgli una cosa, ma...